Le critiche ricevute quest'anno hanno fatto male a Montervino? C'è chi ha parlato anche di tempi di recupero dall'infortunio troppo lunghi? Sinceramente io non mi sento di rispondere a persone che non sono in grado di poter rispondere tecnicamente, senza nulla togliere a nessuno, uno non vuole mancare di rispetto a nessuno, però qua parliamo del Montervino calciatore, non parliamo del Montervino uomo, perché sinceramente con tutto il rispetto a Salerno di uomini ne ho visti veramente poco quest'anno, quindi concentriamoci su quello che può essere il giudizio di Montervino calciatore, e fin qui nessuno potrà, io non potrò mai obiettare nessuno, perché ognuno fa il proprio lavoro ed è chiaro che debbano giudicare anche l'operato di alcuni calciatori, compreso me, quindi se sono piaciuto avranno scritto bene, se non sono piaciuto avranno scritto male, e fin qui ci sta. Sotto il profilo umano, per cortesia, cerchiamo di fare in modo di non parlare, perché veramente gli uomini ne ho visti veramente pochi, quindi non tocchiamo questo tasto, perché poi io divento abbastanza suscettibili quando si tratta della persona Montervino, capito? Finché, ripeto, si parla dello sportivo, del calciatore, uno può dire quello che vuole. Non è che qualcuno si è tirato indietro, vista anche la stagione così negativa? A me quello che hanno fatto altri, io non credo che nessuno l'abbia fatto, perché questa squadra ha avuto la cosa negativa di avere un gruppo di bravi ragazzi, perché ci fosse stato qualche figlio di puttana probabilmente, scusami il termine, ma è così, qualche figlio di puttana probabilmente le cose non sarebbero andate in quel modo, sarebbero andate in maniera diversa, ma siccome era un gruppo di bravi ragazzi, stento a crederci che qualcuno si sia tirato fuori, tantomeno il sottoscritto. Nessuno si deve mai permettere di dire che sono stato poco professionale o poco legato. Al di là del fattore sfortuna, quali sono stati i demeriti principali di questa squadra? Perché si è retrocessi in questo mal modo? No, ma io infatti prima ho detto che c'è stato un concorso di colpe, qua non bisogna dire la colpa è stata del direttore che ha fatto una squadra così, del presidente che magari ha avuto qualche ritardo, della squadra che... qua c'è stato un concorso di colpe, una squadra che sicuramente inizialmente si pensava potesse essere una squadra di alta classifica, e probabilmente chi ha fatto queste valutazioni non ha calcolato bene, però sono errori che si possono fare. Indubbiamente in corsa si poteva migliorare, si è cercato di migliorare, però poi ecco, gli infortuni l'hanno fatta la padrona. E a questo punto il futuro di Montervino? Non lo so, vediamo. Il mio obiettivo è quello di non mettere in difficoltà nessuno. Indubbiamente so che io ho una situazione contrattuale che è abbastanza pesante, che non è facile per una squadra che affronta la Lega Pro, quindi parleremo con la società, parleremo con chi sarà l'allenatore, con chi sarà il direttore, e vedremo un attimino quello che potrà essere il mio futuro. Però ecco, quello che è certo è che non voglio essere di peso.